Che importanza rivestono le attività di counseling e di career coaching nell'aiutare un laureato a trovare lavoro? Allora, a Catania noi abbiamo proprio istituito una unità operativa specifica all'interno dell'organizzazione del centro servizi, perché le attività di placement a Catania sono coordinate nel centro servizi d'Ateneo, con una specifica azione rivolta a tutti i laureandi e laureati dei diversi dipartimenti, con cui avviamo attività in collaborazione con il personale dipartimentale, attività di workshop sul career coaching. Dunque abbiamo proprio due unità di personale specializzate in coach, con grossi risultati di formazione legata ai ragazzi. Il potenziamento del soft skill per noi riveste un tema assolutamente importante di preparazione del laureato ad approcciarsi al mondo del lavoro. Le attività si svolgono in quattro interventi di tipo gruppale, seguiti poi da interventi a carattere individuale, dove aiutiamo sostanzialmente i giovani a individuare meglio il proprio percorso professionale, facendo in modo che tutti i punti di debolezza vengano trasformati in punti di forza per la persona, per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. Ritiene soddisfacenti il modello organizzativo e i risultati del Career Service dell'Università di Catania? In questo momento abbiamo proprio una nuova riorganizzazione interna che ha portato alla definizione di una microorganizzazione dei servizi di placement, articolati in quattro unità operative e in sette uffici di riferimento. Devo dire che rispetto agli anni trascorsi sono stati per noi un banco di prova molto importante, dove abbiamo in qualche modo consolidato i servizi esistenti, e in questo momento il modello organizzativo penso che sia abbastanza in linea con quella che è le prospettive di sviluppo dei servizi placement per il 2020 con l'obiettivo.